Buongiorno a tutti, benvenuti alla videochat. Oggi è con noi il professor Francesco Cognetti, direttore dell'oncologia medica della Santa Regina Elena di Roma. Attualmente si chiama anche IFO, che comprende Regina Elena, ospedale storico per i tumori. E parleremo delle novità che lei è andata appena reduce dal viaggio a Chicago, mi sembra che fosse A a Chicago, sì. Chicago, uno dei più importanti congressi mondiali di oncologia medica, che è finito da pochissimo. Come abbiamo detto nel lancio, gli argomenti in risalto sono stati ancora una volta le novità dell'immunoterapia. Vedremo che cosa vuol dire biopsia liquida e anche tutte le novità sul cancro al seno. Cominciamo intanto con le domande e poi man mano tratteremo anche questi argomenti. Serena 68 ci scrive: quali tipi di tumori curano le nuove terapie? Ecco, questa è una domanda giusta, perché l'immunoterapia non va bene per tutti. Ancora no, ci sono però un certo numero di tumori che si avvalgono di questo trattamento che è in grado di indurre risposte, quindi regressioni o stabilità di malattie che durano molto tempo, perché se c'è una caratteristica di questo trattamento è proprio il mantenimento della memoria immunologica. Mentre le vecchie immunoterapie duravano le risposte e l'attività era molto fugace, in questo caso l'attività È È più molto lunga lunga nel proprio tempo. perché i linfociti mantengono la memoria di dover aggredire il tumore. Ecco, ci faccia l'esempio di quale tumore però risponde a questa immunoterapia, Beh, non tutti, eh. soprattutto sono tumori che non avevano sostanzialmente dei trattamenti attivi, come il melanoma maligno della cute, che se non è scoperto precocemente purtroppo ha tendenza a metastatizzare, a diffondere, come i tumori polmonari dei fumatori, i carcinomi squamosi del polmone o anche in generale i non microcitomi, i tumori del rene che sono sensibili a questo trattamento, anche i tumori della testa collo, dell'ambito cervico-faciale. Queste sono le forme che più risentono Dell'immunoterapia. dell'immunoterapia. E anche in questo campo, però, non so se sto dicendo una cosa giusta o no, non tutti i tumori del polmone, non tutti, cioè servono dei tumori specifici, perché il tumore non è uno uguale a tutti, Ecco, per no? esempio, se ci riferiamo alla Sì, domanda che fa Serena per Serena, l'immunoterapia, sì. microcitomi mediastinici, in realtà si Ma tratta questa è di un'altra persona microcitomi dopo, eh? polmonari, La persona dopo. sì, che è una Sì. forma tumore del polmone, che rappresenta circa il 15% dei tumori polmonari, che sono tumori molto aggressivi, in cui purtroppo la ricerca è un po' ferma, sono molti anni che le terapie sono sempre le stesse, sono tumori che rispondono molto bene alla chemioterapia, però anche lì si perde l'efficacia e quando i tumori ripartono purtroppo la terapia di seconda linea non è efficace. Ecco, Il microcitoma polmonare ancora non c'è una dimostrazione per dell'efficacia l'immunoterapia. Ecco, dell'immunoterapia. questo è una cosa che va spiegata ai pazienenti, che se il medico dice non te la faccio, non perché non abbia voglia di No, farla, certo. perché sicuramente per quel tumore Ecco, non funziona. qui bisogna chiarire molto bene perché il paziente con una neoplasia va inquadrato dal punto di vista istologico, molecolare, dal punto di vista della stadiazione della malattia, quindi della diffusione della malattia. Non è che l'immunoterapia è la panacea per tutti i tumori, trova indicazioni in alcune forme particolari di tumore e sta sempre acquisendo nuove indicazioni, però il problema del paziente deve essere inquadrato in modo da un clinico, da uno che ha un'esperienza ampia, vasta nel settore dell'oncologia. Certo, perché i tumori, dicevamo, sono diversi uno dall'altro, anche Assolutamente, gli stessi tumori del polmone assolutamente. sono diversi uno Per esempio, dall'altro. nel microcitoma l'immunoterapia non funziona, nei non microcitomi funziona meglio. Ecco, quindi questo è da chiarire bene, se no sembra che poi voi alcuni la volete fare questa immunoterapia, ad altri Assolutamente. no. Andiamo avanti. Grazie a me. L'immunoterapia può essere efficace su un paziente con carcinoma mammario e metastasi ossee arrivato all'uso del Taxolo? Nei tumori mammari ancora l'immunoterapia non è efficace. Ci sono tentativi di sperimentazioni cliniche nelle forme un po' più aggressive, come le forme triplo negative, cioè quelle che non esprimono né i recettori ormonali né i recettori per la proteina ERBB2, però ancora l'immunoterapia non è trattamento standard nei tumori della mammella. Ecco, però mandiamo in onda la prima tranche di immagini per favore che ho preparato,
Vediamo, ecco, noi vediamo qui il polmone, il tumore al polmone e poi vedremo il tumore della mammella. Proprio nel lancio che abbiamo fatto al telegiornale, ecco, quindi il tumore al polmone già ne abbiamo parlato, alcuni tipi rispondono all'immunoterapia, altri no. Però per il tumore della mammella ci sono grandi novità anche. Assolutamente, assolutamente. Anche se l'immunoterapia ancora non c'è. Dal diciamo, punto di vista del trattamento ci sono novità importanti, per esempio nelle pazienti che esprimono i recettori ormonali che hanno purtroppo metastasi a distanza, c'è una nuova classe di farmaci che si chiamano anticicline, che sono in grado di ristaurare una risposta e una sensibilità ai trattamenti ormonali quando le pazienti perdono questa sensibilità, quando si sono instaurati meccanismi di resistenza ai farmaci ormonali. Quindi è come se ricominciassero a rispondere? Sì, e queste risposte sono durevoli nel tempo. Abbiamo pazienti nel nostro storico che stanno bene con una malattia assolutamente ferma o addirittura in regressione dopo mesi o alcuni anni di trattamento. Questo significa tutti i mesi e anni aggiunti a quelli già raggiunti dagli altri trattamenti. E quindi questo è per esempio una classe di farmaci importante. Importante è il trattamento delle forme anche HER2 positive, cioè dei pazienti che esprimono questa proteina HER2 che conferisce alla malattia un andamento più tumultuoso, più aggressivo. Ci sono farmaci che possono operare a due o tre livelli il blocco di questa proteina e quindi in qualche modo limitarne l'aggressività. Ecco, nel tumore alla mammella, non so se solo per quello della mammella o anche per altri, adesso dall'esame istologico si manda, l'esame istologico credo in America si manda, per capire se la chemioterapia funziona o no, quindi si fanno anche chemioterapie più mirate o non si fanno se non servono? Allora, ci riferiamo a pazienti operate per un cancro della mammella, il chirurgo rimuove tutto quello che è il tumore visibile, queste pazienti però sono a rischio in futuro di fare recidive della malattia o metastasi a distanza. Quindi finora sono state classificate o inquadrate con l'istologia, i metodi di immunistochimica, appunto i recettori ormonali, le capacità proliferative del tumore, ma oggi sappiamo che un test genico che analizza sul tessuto 21 geni è in grado di dirci quale individualmente, individuo per individuo, paziente per paziente, quale tumore ha una prognosi buona perché ha uno score di aggressività basso, quale ha una prognosi intermedia con uno score di aggressività intermedia, quale invece è un tumore molto aggressivo. Nel caso dei tumori con score intermedio, dove prima si faceva la chemioterapia, in una buona percentuale di queste pazienti la chemioterapia può essere evitata. E lo studio presentato all'ASCO recentemente dimostra che pazienti trattate con score intermedio, con la chemioterapia o la ormonoterapia o solo ormonoterapia vanno allo stesso modo. La sopravvivenza è assolutamente sovrapponibile, quindi c'è modo di evitare in circa un 30-40% di pazienti in cui avremmo fatto la chemioterapia, evitare la chemioterapia tutto, stessa. Con tutte le conseguenze che comporta. Io non so se i telespettatori sentono, ma credo che sia un diluvio la pioggia, non so se la sentono come la sta sentiamo piovendo, noi. Sta piovendo dirotto. A dirotto. Gina ci chiede: se il tumore è già stato trattato con le altre terapie e diciamo guarito, non servono queste terapie? Se no dopo? Cioè se sono state trattate, se il tumore è guarito, le terapie che, di cui stiamo parlando non servono? Normalmente se il tumore è guarito, le terapie dopo un certo periodo di tempo vengono arrestate e poi la paziente viene osservata. Quindi penso questo fosse il riferimento della paziente. Anna, a chi possiamo rivolgerci per sapere se è fattibile il trattamento? Beh, all'oncologo immagino. Beh, io ritengo che bisogna rivolgersi a centri specializzati che hanno una buona esperienza di tutto quello che serve per seguire un paziente affetto da questa malattia. Quindi ci sono gli oncologi medici, i chirurghi, i radioterapisti, buoni laboratori di anatomia patologica e soprattutto oggi modernamente di biologia molecolare. Ma sarà il centro a cui ci si rivolge che poi manda i vetrini, diciamo, il studio a questi laboratori buoni? Ah no, per questa terapia qui, sarà il centro oncologico, è l'anatomia patologica che su indicazione del clinico invia
il pezzo istologico al laboratorio centralizzato e dopo 10 giorni ritorna la risposta. Diciamo che il paziente deve rivolgersi a un oncologo che ha una struttura di qualità, di livello, questo è importante. Già da 89, ho 28 anni, sono stata operata la scorsa settimana per un carcinoma di 1,5 cm tipo G3 stadio T1C. Un mese fa sono stata operata per fibroadenoma, poi in seguito al risultato dell'esame istologico ho dovuto fare la quadrectomia e prelevamento del linfonodo sentinella, risultato positivo. Dalla risonanza eseguita dopo il primo intervento risulta tutto negativo. Quale potrebbe essere la terapia? È prevista la conservazione degli ovuli vista la mia giovane età? Guardi, qui purtroppo mancano degli elementi. G3 induce alla programmazione di un trattamento comunque adiuvante, però qui mancano i dati dei recettori ormonali, mancano i dati di questa proteina ER2, quindi francamente che tipo di trattamento la signora debba fare? Non lo so, la conservazione degli ovuli va benissimo perché lei evidentemente è giovane e vuole mantenere la fertilità che potrebbe essere disturbata per esempio da un trattamento chemioterapico. Adesso la fanno parecchie persone che hanno questo problema? Sì, nei centri accreditati o in loco oppure con collegamenti in centri che si occupano appunto di questi aspetti, direi che è assolutamente obbligatorio proporre alle pazienti la possibilità di mettere in atto le varie metodiche che sono disponibili per la conservazione della fertilità. Io aggiungerei che anche per gli uomini questo può servire, la conservazione dello sperma. Ma quello è ancora più sicuro, è ancora più semplice. Non gliel'hanno proposta, poi si è guarito e adesso... Pazienti che hanno tumori del testicolo o altri tumori maschi che devono fare trattamenti chemioterapici, la conservazione dello sperma è una cosa automatica e funziona quasi sempre. Se lo dice il medico possono chiederla loro tranquillamente. Viene proposta ai ragazzi giovani, non ci sono problemi. A me è capitato un caso di una persona che non gliel'hanno proposta. Perciò bisogna rivolgersi ai centri qualificati, giusti. Grandi ospedali, centri universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ecco, la prima osservazione quantomeno deve essere da parte di specialisti che hanno una grande esperienza, appartengono a questi centri. Arianna, buongiorno. A mia mamma è stata data la pastiglia di anastrazolo per ridurre il nodulo prima dell'intervento, essendo altissima di estrogeni e progesterone. Ha fatto 9 chemio di taxolo prima della pasticca. Ci sono buone probabilità che lo riduca? Sì, ha fatto un trattamento assolutamente completo. Adesso non conosco bene la fattispecie clinica, ma ritengo che questi trattamenti hanno elevate percentuali di possibilità di ridurre di dimensioni il tumore e consentire magari una chirurgia conservativa. Maria Luisa, andiamo da Maria Luisa. Buongiorno professore, la mia domanda riguarda un sarcoma di grandi dimensioni, 16 cm per 9 cm, grande davvero? In una coscia di una persona a me molto cara. L'equipe medica deve decidere se tentare di ridurre il sarcoma con chemio e radio prima di intervenire chirurgicamente. C'è lo spettro dell'amputazione che ci preoccupa. La mia domanda è, c'è qualche nuova terapia che può essere indicata in questo caso da fare prima dell'intervento senza rischiare di mettere a rischio la sopravvivenza e senza amputare completamente l'arto? La persona in questione non presenta metastasi. Grazie per la cortese risposta. Ma io penso che si tratti di un sarcoma dell'osso piuttosto che un sarcoma delle parti molli. In ogni caso la chemioterapia in pazienti con tumori ossei si è dimostrato in grado di assicurare in una percentuale molto alta di casi la preservazione dell'arto stesso. Quindi il grosso vantaggio negli ultimi anni, negli ultimi decenni è stato proprio quello di aver potuto salvare l'arto a tanti pazienti sottoposti a chemioterapia prima e poi a un intervento chirurgico conservativo, pazienti giovani che prima venivano amputati.
Sono tumori purtroppo che hanno qualche possibilità di andare anche a distanza, soprattutto a livello polmonare. La chemioterapia fatta prima ha anche lo scopo di prevenire e di abbattere il rischio di metastasi a distanza. Mi perdoni, questo sarcoma era piuttosto grande, abbiamo visto, ma è perché cresce in maniera molto veloce? O perché è difficile accorgersene? No, tante volte? Certe volte è difficile, cioè è difficile non accorgersene, perché è un sarcoma che compromette un arto, però può succedere indipendentemente dalla crescita del tumore per disattenzione dei pazienti, per superficialità di qualche medico non particolarmente esperto, che questi tumori arrivino a dimensioni così cospicue. Antonio, professore, volevo chiedere lumi circa il metodo CRISPR-Cas9? Francamente questa sigla non mi dice nulla. Non vorrei che l'avessi vista su internet tante volte, qualcosa di strano. Ecco, io qui lancerei per l'ennesima volta un appello, non so se è il caso di questo signore, perché a voi oncologi immagino che capiti spesso di incontrare persone con cose miracolistiche viste su internet. Forse sì. È da fare un appello, perché i miracoli non esistono. No, i miracoli non esistono e non è vietato navigare su internet per trovare su internet notizie di carattere medico, soprattutto quando riguardano la salute del proprio corpo. Però la raccomandazione più viva è quella di visitare i siti delle ufficiali, strutture accreditate, delle società scientifiche, delle grandi università, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle professionalità riconosciute. Mai navigare così, perché su internet si trova tutto e poi miracoli in caso di tumori che tante volte non esistono. Anzi, è capitato che fanno togliere le cure ufficiali, fanno eliminare sospendere terapie ufficiali dietro a situazioni miracolistiche che non hanno giustificazione. Andiamo da Stefania. Sono una paziente operata al seno, carcinoma nodulare infiltrato, la prima volta nel 99, la seconda nel 2016. Devo aspettarmi un'altra recidiva? Queste non sono recidive, questi sono secondi o terzi tumori. Sappiamo che pazienti già sottoposti a chirurgia per una neoplasia mammaria hanno un rischio maggiore rispetto a una donna che non ha mai avuto un tumore, però sono rischi minimi. La signora ha già avuto due volte, quindi tutti i tumori a sé. Sì, sono tutti tumori primitivi, metacroni, chiamiamo noi, che occorrono, quindi deve essere seguita molto bene, e se non ha già fatto due interventi radicali di mastectomia deve essere seguita con esami appropriati e con una cadenza abbastanza intensa. Ecco, intensa che vuol dire? Ma, sei mesi, tre mesi, la mammografia una volta all'anno, la risonanza, non so che età abbia la signora, dice, però nel 99 ritengo che sia in post-menopausa, quindi la mammografia potrebbe andare bene. Ove fosse più giovane, forse è utile anche una risonanza magnetica. Ah, ENSA 2, metastasi vertebrali da carcinoma renale, terapie antiangiogeniche. Nel carcinoma renale le terapie antiangiogeniche sono assolutamente codificate, sono lo standard, esistono due tipi diversi di farmaci, ma quelli che hanno attività antiangiogenica sono sicuramente quelli più efficaci e più utilizzati. Ecco, spieghiamo che terapia antiangiogenica vuol dire affamare il tumore, cioè togliere il sangue. Sono sostanze che agiscono impedendo la vascolarizzazione neoplastica, che poi è funzione di portare ossigeno, calorie al tumore e quindi farlo crescere. Bloccando queste sostanze i vasi non vengono riprodotti e quindi il tumore perde la sua linfa necessaria per poter espandersi. E questo si usa moltissimo anche, mi sembra, nel tumore del fegato adesso? Sì, c'è una particolare forma di trattamento, sempre orale, prevalentemente sono trattamenti orali, però nel fegato purtroppo l'efficacia di questi farmaci è abbastanza modesta ancora, è uno di quei tumori in cui la terapia farmacologica funziona, ma funziona non troppo evidente. Però ci sono evidente. Tante cose adesso per il tumore al ci fegato, sono delle, sono delle novità, diciamo, ci sono trattamenti chirurgici, ci sono trattamenti loco regionali,
qualcosa si può fare. Quindi comunque per ENSA 2 la terapia è quella giusta, diciamo che è quella giusta, la terapia antiangiogenica. Palma, esistono chemioterapie mirate per la soluzione del peritoneo di origine ovarica? Ecco, il tumore dell'ovaio è un altro tumore in cui non ci sono stati grandi sviluppi dei trattamenti. Recentemente farmaci che si chiamano inibitori di PARP, questa proteina che è importante per la riparazione del DNA, e quindi gli inibitori di PARP impediscono la riparazione del DNA delle cellule neoplastiche e quindi le fanno morire, sono rivelati molto utili nel mantenere la risposta ottenuta dopo una chemioterapia tradizionale. Quindi prolungare il periodo di... periodo di benessere e di stabilità della malattia. Carmen, salve, per linfoma non Hodgkin e cancro all'endometrio vi sono cure sviluppate dall'immunoterapia? Il linfoma intanto è un fatto ematologico, però diciamo non è un tumore solido. Sì, è un, no? Tumore, quindi... un tumore dei linfonodi, di solito l'immunoterapia è più utile nei linfomi di Hodgkin piuttosto che nei linfomi non Hodgkin. Quindi anche nei linfomi si usa l'immunoterapia? Nei linfomi di Hodgkin sì, cioè, anche nel mieloma. Mentre il linfoma di Hodgkin, mentre il cancro all'endometrio, ancora non ci sono evidenze chiare. Senta, prima di andare avanti, io volevo far vedere l'immagine che proprio lei mi ha dato, perché abbiamo parlato di come si chiama? Biopsia liquida. Sì. Che è una cosa che, diciamo, tra virgolette, va un po' di moda adesso, la biopsia liquida. Ci spiega, mandiamo in onda il secondo contributo che ho preparato. Ecco, lei ci ha mandato proprio questa immagine. Che cos'è la biopsia liquida? Perché dal sangue si può vedere qualcosa. È molto semplice. Fino a qualche tempo fa tutto quello che noi sapevamo in termini di biologia molecolare del singolo tumore derivava dall'analisi del pezzo istologico che veniva asportato durante l'intervento chirurgico, oppure che veniva biopsiato, sottoposto a una biopsia chirurgica o un'ecobiopsia. Oggi c'è la possibilità, con un semplice prelievo di sangue, di individuare eventualmente cellule circolanti, o meglio DNA tumorale circolante, e su questo fare delle analisi specifiche per vedere qual è l'assetto molecolare di questo tumore. Da lì si capisce che c'è un tumore, ma non si sa quale tumore. Allora, in giro. Qui siamo sullo screening. I vantaggi nello screening ancora sono tutti da vedere. C'è stata una grossa... Quindi ancora una cosa sperimentale. Un'evidenza enorme sui giornali, sui quotidiani. Noi che coltiviamo la materia siamo molto cauti ancora nella possibilità di utilizzare questa metodica come screening dei tumori in pazienti, in soggetti che non hanno il tumore. Ecco, quindi questo ancora il cammino è lungo. Piuttosto in alcuni soggetti che hanno il tumore e che hanno cellule circolanti o DNA circolanti, questo metodo può essere utile a seguirli, perché un prelievo di sangue si può fare in qualsiasi momento, quindi uno in ogni momento può avere la dimensione di quello che sta succedendo. Per esempio in alcuni tumori polmonari oncogene addicted, come diciamo noi, che portano delle mutazioni per i quali ci sono dei farmaci specifici, è possibile seguire nel sangue il DNA circolante, analizzare quella mutazione che è stata poi responsabile dell'insorgenza della malattia, seguirne l'evoluzione di questa mutazione, eventualmente individuare delle mutazioni che conferiscono resistenza al farmaco che la paziente ha in atto, che magari ha funzionato e fra un po' non funzionerà più, e quindi instaurare eventualmente nuovi farmaci. Per le persone che hanno avuto già un tumore, quindi lì sì, ma si utilizza già, ancora sperimentale? Per questi pazienti in centri qualificati, non tutti gli ospedali sono in grado di farlo, ma noi naturalmente nei nostri centri utilizziamo la biopsia liquida a questo scopo. Poi ci sono ancora delle problematiche, i falsi positivi negativi. Quando risponde molto bene al trattamento gli fai la biopsia liquida, è negativa, ma è negativa perché c'è il trattamento che l'ha in qualche modo
negativizzata, e ciò non toglie quindi che magari va interpretata molto bene questa roba, è ancora in materia di, però è una ricerca estremamente promettente, perché non sempre è possibile ottenere tessuto, spesso è impossibile per la sede del tumore, perché è particolarmente invasivo l'atto. Invece con la biopsia liquida, con un semplice prelievo di sangue, si può ripetere, non dico tutti i giorni, ma ogni volta che va messa a punto meglio, diciamo. Virginia, nella cura del tumore al rene l'FDA ha approvato il nivolumab come farmaco principale. In Europa? Beh, in Europa il nivolumab è registrato in seconda linea, cioè dopo il trattamento antiangiogenetico di cui parlavo prima, pazienti che vanno in progressione di malattia dopo trattamento con sunitinib o altri farmaci antiangiogenetici. Esiste anche in Europa. È registrato anche dalla nostra agenzia regolatoria e dispensato dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi anche in Italia praticamente. Sì. Marina 67, a oggi le terapie antiangiogeniche vengono associate a inibitori di HGF-MET. Ma questo è ancora materia di ricerca, sono sperimentazioni cliniche. È una cosa molto cliniche. Tecnica, di cui io non ho capito gene, niente. È un altro pathway che può essere colpita, ma questa è ancora, quindi è materia ancora ricerca clinica, quindi nei pazienti già. Sui pazienti già, però non come trattamento standard. Ancora passerà del tempo. Andiamo avanti, vediamo qualche altra domanda. Virginia, nella cura del tumore, l'abbiamo letto, l'FDA ha approvato il farmaco e Virginia l'abbiamo vista poco fa. E una volta che il farmaco è approvato in Europa, anche l'Italia poi deve approvarlo, mi sembra, no? Purtroppo qui è una nota dolente, perché l'accesso ai farmaci nel nostro paese, ai farmaci anche innovativi, è una nota dolente, in quanto dal momento dell'approvazione a livello dell'EMA, che è l'ente regolatorio europeo, passa circa un anno per la dispensazione e la rimborsabilità da parte di AIFA, e poi ci sono anche problemi a livello regionale, in alcune regioni che hanno un prontuario regionale, come se naturalmente i pazienti siciliani fossero diversi da quelli lombardi o da quelli veneti. Quindi ci sono delle difficoltà, i farmaci arrivano in notevole ritardo, siccome alcuni di questi farmaci, non tutti i farmaci sono salvavite, non tutti i farmaci sono innovativi, hanno un elevato livello in grado di trasferire un beneficio sensibile e consistente ai pazienti, però anche quelli che lo sono arrivano tardi al letto del paziente. Sa, ricevere questo farmaco dopo un anno può significare che in un anno il paziente, purtroppo queste sono malattie che vanno avanti, curare subito, e quindi qui bisogna... Ma è un fatto burocratico o economico? Beh, direi che è un fatto burocratico in parte, però è un fatto anche economico, perché sa, un anno di mancato rimborso significa una mancata spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Pablo 123, ho 47 anni, mio padre e mio zio, il fratello, sono morti per tumore alla prostata. Quando mi consiglia di iniziare a fare dei controlli e quali fare? Ma sostanzialmente c'è molta dibattito sull'utilizzazione e sull'utilità del PSA come metodica di screening nel carcinoma della prostata. In realtà gli americani sono abituati ad adottare questo test, in Europa siamo molto più cauti, perché l'aumento del PSA poi porta inevitabilmente ad ulteriori accertamenti, spesso invasivi, e per poi trovare un tumore che non ha una rilevanza clinica. Però qui c'è familiarità in questo caso. Sì, c'è familiarità. Questa bisognerebbe indagarla un pochettino meglio, bisognerebbe fare l'albero genealogico e delle patologie neoplastiche, perché due casi, in buona sostanza, vista l'elevata incidenza di questo tumore, possono non essere predittivi. Però a 47 anni è il caso che un primo PSA se lo faccia? Sì. Che gli consiglio? Vista la familiarità, forse è il caso che se lo faccia. Cioè, poi se il PSA è vero che non è indicativo al 100%, però insomma già dà idea. Sì, dà molti falsi positivi, ecco, questo è il problema del PSA. In quel caso si passa poi alla biopsia? Sì. In quel caso si passa alla biopsia, magari biopsie multiple, ecografia transrettale, c'è poi tutto un iter che è anche abbastanza
Quindi comunque il primo controllo lo potrebbe fare, potrebbe essere comunque sì, un PSA, sì, non fa male, assolutamente, diciamo. Sì. Andiamo da Raffa. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile fare qualcosa per evitare ricadute al tumore al seno HER2 infiltrante. Sarebbe utile ripetere l'Herceptin o esiste qualche altro farmaco più efficace? Ho terminato l'Herceptin con iniezioni sottocutanee il 12-2016, quindi 2 anni fa. Sono preoccupata e vorrei fare il possibile per evitare ricadute. Ma l'Herceptin insieme con la chemioterapia sempre è il trattamento standard, quello che si fa normalmente nel trattamento adiuvante di una paziente operata per cancro della mammella con HER2 positivo. Quindi ha fatto 1 anno di trattamento e quindi adesso finito si deve fermare. Cioè. Non so se deve fare anche l'ormonoterapia, questo dipende dall'assetto dei recettori ormonali che non viene riportato, e deve fare dei controlli periodici, quindi non c'è nessuna altra ora, terapia da fare. Il controllo, sì, cioè le mammografie. Cioè la mammografia annuale. Cioè, una non visita... è detto che debba fare cure in più del dovuto. No, per no, una visita ogni 6 mesi, questo è qualche analisi ematochimica. Certo. Andiamo avanti. Una sigla illeggibile, biopsie liquide, ne abbiamo parlato. Nira 1101, quali prospettive per il tumore al seno triplo negativo? Negativo. Esistono queste forme che sono che circa il 10-15% di tumori della mammella che non esprimono i recettori per gli estrogeni, non esprimono i recettori per il progesterone, non esprimono la proteina HER2 e quindi questi tumori sono tumori un po', anzi apparecchio aggressivi e soprattutto privi di mezzi terapeutici. L'unico mezzo terapeutico possibile è la chemioterapia in questi tumori. E oggi c'è qualche tentativo anche qui, come dicevo prima, di sperimentazione clinica con l'immunoterapia e ci sono anche i PARP inibito di cui abbiamo parlato prima, gli inibitori di PARP, soprattutto nelle pazienti che sono una parte di queste pazienti triponegative che sono... Il PARP è quello che abbiamo nominato per l'ovaio? Esatto, per l'ovaio, che sono quelle pazienti mutate che hanno la mutazione di BRCA1 o BRCA2. Che sarebbe la famosa quella di Angelina del tumore Jolie. Ereditario, esatto, di Angelina Jolie. Di Angelina Jolie. Quindi che si consiglia in questo caso? Si consiglia sicuramente la chemioterapia nelle pazienti con malattia metastatica o anche in adiuvante dopo l'intervento chirurgico e a secondo dei casi anche i PARP inibitori oppure entrare in una sperimentazione clinica o sui PARP inibitori o che prevede l'utilizzazione dell'immunoterapia. E questo sempre nelle università, nei centri? Sì, per nei grandi ospedali, università e... istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Isabella, buongiorno. Da circa 1 anno e mezzo fa mi hanno asportato un linfonodo di 1,3 cm al seno. Esito dell'esame istologico carcinoma infiltrante della mammella isotipo non speciale G2. Sono tutte sigle che lei conosce. RPGR 60. Qui mancano i valori dei recettori per gli estrogeni e il progesterone. Chi 67... 60, non lo so, perché lì manca il numero. Insomma, sono notizie molto frammentarie. Avendo una figlia di 18 anni è necessario procedere con test genetico? In famiglia non ci sono stati casi di tumore al seno o delle ovaie? Test genetico, invece no, i tumori all'utero sì. Sì, test genetico francamente no, perché adesso non so quanti anni abbia la signora affetta dalla malattia, però un caso in famiglia non può far pensare ecco, ad una eredità. Tante volte persone con 2 o 3 casi si sono rivolte per il test genetico e se lo sono visto negare anche, perché per voi non è proprio la familiarità. Beh, il test genetico si fa sulla base dell'evidenza di una familiarità. Quindi e come si capisce la familiarità? Si capisce raccogliendo informazioni sulla famiglia. Cioè non basta una madre, non basta... No, non basta un solo soggetto, non basta. Non facciamo un test BRCA1, BRCA2 sulla base di un solo caso in famiglia, assolutamente, tranne che in casi particolarissimi. Ci vuole l'evidenza che la famiglia ha avuto più casi di tumore della mammella. Andiamo avanti, vediamo chi c'è dopo Isabella. Teresa, buongiorno, operata di tumore al seno introduttale nel 2012, fatta chemio e radioterapia, fatta cura ormonale, 5 anni con Arimidex, 1 mg, ora sto prendendo Aromasin 25, suggerita per ulteriori 3 anni.
ritiene giusta la terapia? Perché mi è stato detto che potrei avere problemi con quest'ultimo farmaco, che sarebbe la Romasin 25. Allora, intanto questa non era... Quali? Embolia polmonare o formazione di trombi? Grazie per la cortese risposta. Intanto questa non è un tumore intraduttale, ma è un tumore invasivo, perché ha fatto chemioterapia, l'ormonoterapia viene prolungata per un periodo nettamente superiore a quello che normalmente viene attuato. Ci spieghi cos'è il seno, il tumore intraduttale? Intraduttale significa che non ha attraversato la membrana basale, rimasta isolato all'epitelio, alla parte più interna, quindi non può avere avuto contatti con vasi linfatici e nemmeno con vasi ematici, e quindi non può essere andata a distanza. Sì. In questo caso il trattamento è un trattamento chirurgico, eventualmente radiante e ormonale, dice... per evitare che sul restante seno, su quello controlaterale, si possa riprodurre questo tumore o un tumore infiltrante. Invece quando le cellule attraversano la membrana basale, prendono contatti con i vasi linfatici o i vasi ematici, possono andare in circolo e quindi si parla di tumore invasivo. Questi casi può essere utile la chemioterapia, naturalmente. Questa terapia, soprattutto l'ultimo farmaco, è vero che potrebbe avere problemi come embolia polmonare o formazione di trombi? No, l'inibitore aromatasi non dà embolie polmonari, è il tamoxifene, che si usa di solito in premenopausa nelle donne più giovani, che può dare trombofilia. Perché magari avrà letto qualche foglietto. Si fa un test per valutare se la paziente non sia già predisposta a eventi di tipo coagulativo e poi si somministra. Però il problema con gli inibitori aromatasi è semmai, che sono sia la Romasin che la Rimidex, l'anastrozolo e la Romasin, sono farmaci che possono dare un peggioramento di una osteoporosi. Quindi si fa la MOC per valutare se già l'osteoporosi c'è, eventualmente si associa a un trattamento con vitamina D, con calcio e quant'altro. Grazie, andiamo avanti. Nancy, è sempre necessaria la chemioterapia prima dell'intervento al seno? No, non è sempre necessario, perché la chemioterapia neoadiuvante, cioè prima dell'intervento chirurgico, si fa quando i tumori sono molto grossi oppure quando i tumori sono molto aggressivi, a rischio di metastatizzazione precoce, come possono essere i tumori HER2 positivi che esprimono la proteina HER2 oppure quelli tripronegativi. In tutti quindi gli altri casi, se la paziente è operabile, e si fa anche quando la paziente ha un'aspirazione e il medico la condivide, naturalmente, di conservare il seno, di fare un intervento chirurgico conservativo impossibile per l'estensione della malattia. In tutti gli altri casi si fa prima la chirurgia e poi il trattamento medico. Gigi, i test genetici per i tumori alla mammella si possono eseguire anche sull'uomo? Se sì, vista la bassa percentuale di casi di neoplasia sull'uomo, che indicazioni possono dare? Esistono anche i tumori alla mammella dell'uomo? Esistono i tumori ereditari nell'uomo, cioè BRCA1, le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 colpiscono naturalmente anche gli uomini e possono poi esordire con un tumore della mammella o tumore della prostata o tumore del pancreas. Ecco, questo volevo dirle, che non è necessariamente della mammella, No, perché certo, è collegato spesso a quel gene anche un tumore della prostata. Esatto, l'uomo potrebbe essere. Assolutamente sì. Perché vari tumori sono collegati. Infatti vengono previsti degli strumenti e degli esami di screening per maschi che abbiano la mutazione di BRCA e che non necessariamente prevedono esclusivamente il seno. Gradara, neoplasia... Ma anche nelle donne, possono colpire, cioè, soprattutto il tumore dell'ovaio. Sì, nell'ovaio, certo. Neoplasia in situ G3... Holland multifocale. Sì. Io non so cosa. Sec Holland è un tipo. No, secondo Holland è il grado di differenziazione multifocale. G3. Secondo Holland. Di tipo comedonico, operata, sto concludendo radioterapia. Nessuna cura ormonale, già operata per stesso problema 4 anni fa, altra mammella con stessa terapia. Sì. Posso fare test genetico per capire se esiste rischio di recidiva o fare trattamenti immunoterapici? No, questa è una forma intraduttale, quindi non invasiva, solamente trattamenti locali e basta. Quindi assolutamente non si fa la immunoterapia. Abbiamo ancora qualche minuto, vediamo se ci sono altre domande, andiamo avanti.
non ci dicono niente, vediamo. Eccoci, no, neoplasia l'abbiamo risposto. Intanto che il computer va avanti, il tumore alla mammella sta diventando, cioè sempre più donne giovani hanno il tumore alla mammella, c'è un motivo, c'è una, cioè le risulta però questo dato? Beh sì, intanto i tumori ereditari anticipano il loro esordio, i tumori ereditari della mammella intervengono e occorrono in donne giovani prevalentemente. Non c'è un dato specifico sull'anticipazione. Probabilmente anche i mezzi diagnostici provano, sanno scoprire cose sanno che prima scoprire, non si scoprivano. Sì, perché anche donne giovani si sottopongono magari ad esami ecografici e quindi c'è una maggiore incidenza di tumori in quella fascia d'età. Ci sono molte donne giovani che hanno delle cisti più che... Sì, la mastopatia fibrocistica, ma questa non ha nessuna relazione con i tumori. Il fibroadenoma è un tumore benigno che colpisce soprattutto donne giovani, ma il fibroadenoma e la mastopatia fibrocistica non possono mai esitare in una neoplasia maligna. Senta, si parla tanto di alimentazione e tumori anche, ma c'è veramente un beneficio mangiando in un certo modo o sono chiacchiere? Assolutamente sì. Soprattutto il mantenimento del peso corporeo a livelli accettabili, attività fisica costante, anche se non di tipo agonistico. Ma costante, può abbattere il rischio di andare incontro a molte di queste malattie con un'incidenza di circa il 20-40% di riduzione del rischio. Tumori gastrointestinali, tumori della mammella e sorprendentemente anche tumori del polmone. Quindi l'attività fisica, il mantenimento del peso corporeo sono fondamentali per abbattere il rischio da tumore. Tante volte sembra una moda, si sente sempre parlare di queste cose come se fosse quasi un mantra, ma invece è vero, perché c'è un meccanismo di interazione tra cancerogenesi, metabolismo dei grassi, insulina, ormoni sessuali, è fondamentale. Questa moda che adesso va contro gli zuccheri? Non la sentite o no? Non prendete zuccheri perché stimolano infiammazioni, quindi l'infiammazione e il tumore, fa parte delle fake news? Abbiamo fatto, il mio collega Marcello Tica, che è conosciuto in televisione, è un ottimo... Ho fatto anch'io il pezzo delle fake news. Veramente ha riportato tante di queste fake news nell'alimentazione, quindi penso che questa sia una di quelle. Quindi mangiare sano, leggero, senza la troppi grassi. La dieta mediterranea. Alessandro 21, funziona l'immunoterapia per il mesotelioma pleurico metastatico? Ancora non c'è evidenza in questo tumore, un tumore particolarmente aggressivo, abbastanza privo di mezzi terapeutici validi. Ecco, in questi casi in cui non c'è evidenza, come diceva lei prima, si può entrare... Ci sono sperimentazioni. Ecco, ci sono sperimentazioni, si può tentare di entrare nelle sperimentazioni. Se ci sono alcune caratteristiche. Sui siti degli istituti accreditati c'è l'elenco delle sperimentazioni e di norma se uno va... Ci sono delle caratteristiche precise che richiedono, certo, no? Le sperimentazioni corrispondono a delle caratteristiche e quindi bisogna verificare che ci siano. Feli, adenocarcinoma polmonare 4,5 primitivo, sequenza mutata, EGFR, esone, non so cosa significa, 19, cura afatinib e timosina. Allora, la timosina è un farmaco desueto che non dovrebbe essere utilizzato perché non ha nessuna attività terapeutica, è un ormone timico di nessuna rilevanza e utilità nelle neoplasie. La afatinib è un anti-GFR di seconda generazione. GFR è un fattore di crescita? No, è una proteina che è un medicamento che inibisce in caso di mutazione del GFR l'attività di questo gene mutato che produce una... Quindi uno va bene e l'altro lo eliminerebbe. La afatinib è il trattamento di scelta in pazienti che hanno questo tipo di mutazione di GFR. E toglierebbe la timosina perché non serve a niente. Nico 69, glioblastoma di quarto grado. Siamo di fronte ad una patologia particolarmente aggressiva che si avvale, tra virgolette, del trattamento chirurgico e successiva radioterapia e chemioterapia orale.
purtroppo sono tumori che tendono a residuare dopo un intervento chirurgico oppure a riformarsi dopo un intervento chirurgico, sono tumori molto ostici, ancora purtroppo si può fare poco. Quindi l'intervento chirurgico? L'intervento chirurgico è la radioterapia e la chemioterapia in determinati casi. Bene, il tempo è finito, noi ringraziamo il professor Cognetti di essere stato con noi. Abbiamo un'altra domanda ancora, aspetti, perché sono tante. Rispondiamo a Rosaria, che abbiamo 2 minuti. Ho 43 anni, mio fratello 40. Siccome mio papà e mia mamma hanno avuto un tumore al colon, noi dobbiamo fare esami? Che tipo di esami? Naturalmente il tumore al colon della mamma e del papà, provenendo da famiglie diverse, non si sommano come fattore di rischio. Però loro sono i figli, quindi dice da una parte e dall'altra. Beh, io direi che 43 anni e 40, intanto il sangue occulto nelle feci e poi anche una colonoscopia da ripetersi una volta ogni 3-5 anni. Ok, abbiamo ancora Marco, la terapia antiangiogenetica, androgenica, credo. Sì. Potrebbe essere considerata come un fattore pro-invasivo e metastatico a causa dell'ipossia provocata dal tumore, al contrario probabilmente. Il nostro ospite, le idee un po' confuse. Sì. La terapia anti-androgenica. Cioè, che la terapia che si pratica in tanti tumori certamente non è un fattore pro-invasivo. Certo. È il contrario di quello che ha detto, quindi assolutamente non può essere considerata pro-invasiva. Marco, per i tumori cerebrali gravi e per di nome glioblastico e glioblastoma. Ci sono dei tentativi sperimentali, ancora nessuna evidenza. Quello che abbiamo detto prima, che non finiscono mai. Salve professore, per il carcinoma epidermico della vulva G3 con interessamento linfonodale e osseo, viene utilizzata l'immunoterapia? È un tumore epidermoidale squamoso, quindi potrebbe avvalersi dell'immunoterapia come altri tumori squamosi a livello polmonare. Però ancora non ci sono studi specifici. Dopo una quasi completa risposta a 6 cicli di cisplatino e taxolo, è preferibile optare per l'intervento o per chemioradioterapia radicale? Chemioradioterapia radicale, se la risposta è stata particolarmente brillante, oppure per l'intervento, dipende dalla tipologia della risposta. Certo, sarà poi l'oncologo il chirurgo a decidere. O l'una o l'altra, secondo dei casi. Oggi si hanno ottimi risultati con la radioterapia per tanti tumori. Per queste forme squamose sì, assolutamente sì. Il tempo è veramente scaduto, noi ringraziamo il professor Cognetti di essere stato con noi, ringraziamo tutti voi.